da parte dei lavoratori e poi l'addio un po' inaspettato a sorpresa del maestro Muti avvenuto lo scorso 14 settembre. Ieri la decisione che non ha precedenti da parte del Consiglio d'amministrazione di procedere al licenziamento collettivo per 182 persone tra orchestrali e coristi. Ricordiamo che complessivamente il Teatro dell'Opera dà lavoro a 480 persone, giù di lì, insomma, numeri che fanno capire da soli l'importanza e anche quanto questo provvedimento andrà a incidere su molte famiglie. Naturalmente tante le polemiche, tanti i risvolti, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione ragionandoci sopra, anche perché insomma, le prossime ore si annunciano quanto mai tribolate. Allora, saluto Umberto Croppi, politico saggista che del Teatro dell'Opera, insomma, si è occupato anche in prima Io persona in sono. qualità di assessore alla cultura del Comune di Roma, insomma, grande esperto più in generale di questioni culturali. E poi saluto il sindacalista Giorgio Salvucci, in rappresentanza della Wilcom. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Quanto mai opportuna la presenza del sindacato che si è spaccato su questa vicenda. Vi possiamo collocare tra i cosiddetti dialoganti, Salvucci? Poi magari Senz'altro. specifichiamo meglio. Noi abbiamo accettato il piano perché era l'unico piano possibile, non ce n'è un altro. Sono soldi stanziati dallo Stato e venivano finanziati attraverso la legge Brai. Pertanto non c'era da fare altro. Io la strategia dei sindacati che si sono opposti non la capisco tutt'oggi. Questo era soltanto un saluto iniziale per capire, insomma, le posizioni in campo. Si fa riferimento soprattutto a quelle della CGIL, ma per fare un po' d'ordine abbiamo preparato una scheda, Fabrizio Mastantini, e poi la commentiamo qui insieme da studio. Il rischio ravvicinato era quello della chiusura integrale, del licenziamento di tutti, della rinuncia ad avere un'opera a Roma. Il giorno dopo il terremoto, l'assessore alla cultura di Roma, Giovanna Marinelli, difende così la drastica scelta operata ieri da un tempestoso consiglio d'amministrazione del teatro. Orchestra e coro esternalizzati, tradotto per 184 dipendenti, sui 460 della struttura, si aprono le porte del licenziamento collettivo. Da gennaio tutti torneranno a lavorare, si dice, ma dovranno essere riuniti sotto un nuovo soggetto giuridico, una cooperativa, forse questo filtra dai rumors. L'assessore, il sindaco e presidente della Fondazione Lirica Marino, i consiglieri d'amministrazione sottolineano all'unisono che è questo, seppur doloroso, l'unico modo per far rinascere il teatro e per risanare definitivamente una situazione debitoria che partiva da 12 milioni di euro di disavanzo. Un terremoto, appunto quello di ieri, che riaccende il fuoco di un 2013 e di un 2014 che, per usare una metafora in tema, sono stati un crescendo rossiniano. Guerre sindacali, scioperi estivi e rappresentazioni saltate o ridotte a caracalla, con danni economici e d'immagine facilmente intuibili. Infine l'addio recente del maestro Riccardo Muti, l'ultima tegola, che ha fatto saltare, anche qui con perdite economiche notevoli, quattro sponsor da 1 milione di euro che se ne sono andati, almeno due allestimenti previsti per la stagione 2014-2015, con conseguente fuga anche degli abbonamenti. Una situazione di certo insostenibile, ma ora, con la svolta impressa ieri dal CDA, la situazione è esplosiva. Il ministro dei beni culturali, Franceschini, difende l'operato del sovrintendente Fuortes, che opera in una situazione più difficile, ha detto, rispetto a tutte le altre. Un modello vincente, quello adottato a Roma, dice il ministro, già in vigore a Madrid, Berlino, Londra, Parigi e così via. Altre soluzioni le avremmo pagate, magari tra qualche mese, con la bancarotta del teatro, l'impossibilità di accedere alla legge Brai, una ben più drammatica chiusura che avrebbe segnato la fine della lirica nella nostra città, rincara l'assessore Marinelli. Intanto, mentre i lavoratori sono sul piede di guerra, i sindacati si dividono tra loro. La CISL attacca la CGIL, che invece auspica soluzioni unitarie. Tra i quadri della stessa CGIL si valuta l'ipotesi di assemblea interna e presidio al Campidoglio. Orchestrali e coristi si dicono pronti a ricorsi immediati. Un modello destinato a fare scuola, chissà e chissà se c'è da sperarlo. Umberto Croppi, giochiamo a carte scoperte. In questa vicenda chi ha ragione, chi ha torto? Beh, non sono due parti, sono molti gli attori di questa vicenda. Sicuramente una soluzione radicale andava assunta. La settimana scorsa, il giorno in cui Muti ha annunciato, non che si dimetteva perché non aveva nessuna carica, attenzione, su questo bisogna fare chiarezza, lui continuava, in base a un contratto che va avanti da una decina d'anni, a garantire due direzioni l'anno, questo era l'impegno del maestro Muti.
Quel giorno la Diane Granason ha fatto un'intervista che ha diffuso con un titolo che sintetizzava il mio pensiero. L'abbandono di Muti è una grande opportunità per il sindaco Marino. Perché dico questo? Perché l'operazione Muti, per come noi l'abbiamo vissuta in questi anni, è nata dalla pervicace volontà di Alemanno di poter giocare sul nome di Muti e su quel nome, importantissimo per carità, che avrebbe dovuto essere in quel momento, doveva diventare il direttore artistico del teatro, e così non fu, ma pur di poter dire qualcosa su Muti, e fece delle iniezioni di denaro assolutamente fuori controllo. E quindi si è creata una situazione per cui anche con il passaggio a Marino non si poteva rompere quell'equilibrio precario che si era stabilito, e quindi il Comune sì, ha risparmiato 2-3 milioni, poi dirò bene quali sono le cifre di cui si parla e il modo in cui ci si è arrivati, ma era comunque una situazione insostenibile. Il fatto che Muti, capendo com'era la situazione, perché non è che è stato un atto di stizza, lui sapeva bene su quale vulcano fosse seduto, prima che gli esplodesse sotto, ha liberato il campo, e questo ha dato la possibilità finalmente all'amministrazione di mettere seriamente le mani sulla patata bollente. Ecco, però a scapito dei lavoratori tutto questo, Salvucci, vi ho presentato prima voi della Wilcom come i cosiddetti dialoganti, ma se non c'è unità tra i lavoratori, che speranza ci può essere anche per conservare tutti insieme il posto di lavoro? Ma noi tenteremo tutte le strade di dialogo possibili, intanto con le parti politiche, per questo diciamo, a mio avviso, è anche un disegno politico che parte da molto lontano. Il dottor Croppi è molto ben informato sulle vicende del Teatro dell'Opera, essendo stato assessore alla cultura di Roma, insomma, al Comune di Roma, ma qui c'è un disegno che parte da tanti anni di mettere mano militari alle fondazioni lirico-sinfoniche, parte purtroppo dal Ministero, dal MIBAC. E chi gli ha offerto le condizioni ideali per attuare questa cosa dovrebbe fare mea culpa, perché è evidente che hanno dato su un piatto d'argento diciamo, la situazione per colpire i lavoratori. I nomi? Ma nomi, io guardi, credo che non sia il caso di alzare polemiche. Adesso, come diceva giustamente, è il caso di ricompattarci, stiamo cercando di dialogare con la CGIL, che stranamente si è staccata da CISL e UIL per andare con un sindacato autonomo, che tra l'altro è anche firmatario del contratto e con il quale abbiamo contatti continui a livello nazionale. Però qui si è creata una spaccatura che dicevo prima, impossibile da capire, perché un sindacato deve avere degli obiettivi per cogliere diciamo, cosa si vuole fare. Qui obiettivi... Salvucci, però voi domani scendete in piazza alle 11, sì, nel piazzale antistante del Teatro dell'Opera, per dire cosa e contro chi? Noi intanto siamo contro questa manovra di licenziamento, ovviamente. Non crediamo che sia la soluzione migliore. Oltretutto qui in Italia si ripercuote, come sempre, chi ha gestito male, prima il dottor Croppi parlava di spese appunto incontrollabili, perché è successo questo nella passata gestione, poi pagano i lavoratori, come al solito. Non possiamo essere d'accordo a questa teoria per cui se si smembra coro orchestra si fa la rinascita del Teatro dell'Opera. Noi non siamo d'accordo. Croppi, ma è troppo tardi? Voi sono già fuggiti dalla stalla? No, non è mai troppo tardi in queste cose. Certo, se i soldi spesi negli anni scorsi fossero stati investiti diversamente, oggi ci troveremmo in una situazione diversa. Io in forma proprio schematica, però ricostruisco un po' la storia in maniera che i nostri spettatori capiscano di cosa stiamo parlando. Ne ha facoltà. Nel 2008, quando io sono diventato assessore, Alemanno sindaco, il Teatro dell'Opera aveva un bilancio intorno ai 50 milioni. Complessivamente lo Stato dava credo 20-22 milioni, la Regione, che è l'altro socio, un paio di milioni, oggi è 1,5 milioni, il Comune di Roma contribuiva ogni anno per 7 milioni. Siccome nel 2009 il sovrintendente di allora, il sovrintendente Hernani, presentò un prebilancio, non aveva nessun valore ufficiale, in cui manifestava la esigenza di ulteriori 3 milioni, cioè il Comune sarebbe dovuto passare da 7 a 10,
ma trovava, aveva trovato anche gli strumenti finanziari per coprire quel disavanzo preventivato di 3 milioni. Fu presa a pretesto questa situazione in maniera molto forzata rispetto a quello che la legge prescrive e Hernani fu commissariato. Io mi opposi molto a quella soluzione, cercai di trovare un... però aveva fatto un'intervista contro il ministro Bondi e Alemanno comunque fremeva per... tant'è vero che successe questa cosa strana, il sindaco per legge è presidente del consiglio d'amministrazione, Alemanno pretese di essere lui il commissario, cioè lui commissariava se stesso. E da quel momento c'è stato un momento in cui nei mesi successivi, e questo è un episodio politicamente rilevante secondo me, io avevo trovato una soluzione. Sarebbe rimasto l'allora direttore artistico, il maestro Sani, voluto dalla sinistra, e era stato contattato, c'era già stato un colloquio, come sovrintendente Cristiano Chiarot, ora sovrintendente a Venezia, allora si occupava del marketing, che era persona gradita al maestro Muti e che già stava lavorando a un piano, attenzione, 7 milioni il contributo del Comune, che prevedeva una riduzione nel bilancio complessivo nel primo anno di 5 milioni rispetto alla spesa storica. Successe che nel giorno in cui doveva essere annunciata questa cosa, c'era ancora la giunta Marazzo in regione, l'assessore Rodano disse che finché non ci fossero state le elezioni regionali, testuale, non si poteva fare nulla che legittimasse Alemanno. E così saltò il piano a cui avevo messo mano. E da quel momento poi io fui esautorato. Quindi Alemanno, poi, dopo finito il commissariamento, mise un... io non mi rifaccio senza problemi, nominò sovrintendente la persona che io avevo portato a fare il capo del personale qualche mese prima, Catello De Martino, e che io dissi a tutti e due, a De Martino per primo e poi al sindaco, secondo me non era la persona adatta per quel ruolo, aggiunse alcune figure dirigenziali come un fantomatico direttore finanziario, i quali entrambi, loro ed altri, si attribuirono grandi stipendi superiori a quelli, e il contributo del Comune passò dai 7 milioni o dai 10 incriminati a 21 milioni. 21 milioni significa che con la progressiva riduzione che c'è stata del bilancio comunale negli ultimi anni era più di un quarto dell'intero budget per la cultura a Roma. Era una situazione insostenibile. Tenuta in piedi da questo bluff, perché così era, del fatto che Muti, che stava per diventare direttore, insomma, l'ombrello Muti, non volle fare il direttore, lo dichiarò con una battuta come fa lui, dicendo che per fare il direttore a Roma bisogna starci, e lui era già impegnato negli Stati Uniti e non era ancora disoccupato e quindi non poteva starci. Ci fu anche l'incidente della l'attribuzione della cittadinanza onoraria, che saltò in consiglio comunale perché alcuni membri della maggioranza fecero mancare il numero legale. Quindi Muti di Roma non ne voleva sapere più nulla. Continuò a garantire il contratto, però a quel punto, per garantire il contratto a Muti, furono aumentati di molto anche gli emolumenti dati a lui. E quindi spese finite fuori controllo. E come dicevo prima, la presenza di Muti era una grande foglia di fico. Questa cittadinanza onoraria, tanto bene, non porta, adesso Sorrentino minaccia di rinunciarvi nel caso in cui non si ripristini il caso del Cinema America dopo lo sgombro, però insomma non divaghiamo. Poi più avanti dirò qualcosa sugli aspetti gestionali. Anche se poi il Cinema America oggi ha dato la propria solidarietà proprio ai lavoratori dell'opera. Facciamo un passo indietro. Ieri ha parlato il sovrintendente Fuortes motivando la decisione del CDA. Ascoltiamo il suo intervento. In questi 75 giorni cercheremo di trovare con il sindacato eventualmente soluzioni alternative. Se queste soluzioni non verranno trovate, alla fine dei 75 giorni ci sarà il licenziamento, appunto, dei membri dell'orchestra e del coro, dopodiché noi potremo procedere a un outsourcing, a un'esternalizzazione del servizio e quindi a definire un'orchestra e un coro che in parte ovviamente potrebbe, in parte in tutto potrebbero essere anche costituiti dai vecchi musicisti e dai vecchi, però con una forma contrattuale del tutto diversa, non sarebbero più dipendenti del teatro, ma sarebbero loro a formare un'orchestra e un coro indipendente, e quindi credo che questo tra l'altro potrà anche dare una grande responsabilizzazione sulla qualità, sui risultati di ciascuno. Io credo che
le orchestre dei teatri lirici debbano essere considerate le eccellenze della musica in Italia. E sono formate da artisti, non sono formate da impiegati o da operai. Qui non dobbiamo pensare all'articolo 18, è tutt'altra cosa. Qui stiamo parlando di artisti che stanno nell'eccellenza. In qualche modo possiamo dire che sono la nazionale di calcio della musica. E per stare nella nazionale di calcio bisogna ovviamente dimostrare di avere le capacità per starci. E quindi è molto importante, crediamo che sia un sistema che anche possa liberare grandi energie e possa dare la possibilità a grandi musicisti anche di rientrare in un sistema che era assolutamente bloccato. Ma non c'erano davvero alternative? L'alternativa per il Teatro dell'Opera di Roma nella nostra situazione era la chiusura, quindi abbiamo preferito salvare il teatro, salvare 280 dipendenti e dare la possibilità a questi 180 di non andare sulla strada ma di trovare delle soluzioni alternative. Se ci fosse un accordo sindacale entro i 75 giorni, potrebbe rivedersi il piano di licenziamento? L'accordo sindacale, diciamo, la decisione presa dal CDA è stata quella di esternalizzare l'orchestra a coro, quindi questa è una decisione che oramai è presa. Salvucci, Wilcom ha sentito Fuortes, o così o si chiude. La vostra replica qual è su questo? Ma, ripeto, noi tenteremo tutte le strade politiche a questo punto, perché il problema è politico, per tornare a dialogare su eventuali forme diverse, perché se dovessimo parlare noi, sindacato, di cooperative, entreremmo in un campo che non è di nostra competenza, perché la cooperativa è un soggetto autonomo, quindi il sindacato non ha niente a che vedere, deve avere una sua configurazione che non è più tutelata dai sindacati, quindi è un campo per noi sconosciuto. Non credo che sia la cosa migliore, diciamo, le orchestre consolidate suonano perché sono affiatate, perché fanno gruppo, perché da anni fanno insieme, non si improvvisa un'orchestra, non si improvvisa un coro, quindi non condividiamo questa diciamo, soluzione. Secondo noi le orchestre devono rimanere gruppi diciamo dipendenti, perché solo l'essere dipendente garantisce, diciamo, la qualità. Poi quello di cui parla Fortes io non sono in grado di che cosa valutare. Rispondete a chi dice c'erano troppi privilegi, e vengono citati il caso della trasferta tra virgolette a Caracalla, l'indennità da frac, se si canta in un'altra lingua che non è l'italiano altra indennità, insomma ci sono state un po' troppo di manica larga certi momenti. Ci sono delle indennità che sono tutte contrattuali, riconosciute a contratto, quindi spese diciamo previste e prevedibili, ma sono tutte cose diciamo già valutate a monte, quindi non è che uno si inventa l'indennità frac, che è una cosa poi fantasiosa, insomma non è proprio così. I professori d'orchestra prendono un'indennità per il vestiario costante e continua, perché loro diciamo acquistano il vestiario in proprio, quindi e quindi certe cose vengono piuttosto travisate. Si parla di indennità a Caracalla, in realtà l'indennità non è indennità a Caracalla, è indennità all'aperto, che diciamo la prendono tutti i lavoratori che fanno spettacoli all'aperto, pure a Verona, che anche questa è una cosa precontrattuale addirittura, quindi è un accordo fatto prima del contratto nazionale del lavoro. È un accordo antistorico questo, Croppi, che andava necessariamente rivisto? Sì, non solo e non tanto per questo tipo di dettagli che ovviamente vanno aggiornati, ma c'è un po' di più. Stasera, per fortuna, dico io, c'è Salvucci che rappresenta quella parte delle sigle sindacali. Quante sono? 8 le sigle sindacali al teatro? Sarebbero 6, ma i 4 sono quelli che sono al tavolo. Insomma, ci sono sindacalisti che fanno il loro lavoro. E lo fanno ad oltranza, giustamente, poi difendono diritti acquisiti, anche se poi debbono essere rimessi in discussione. Non tutto è così dentro il teatro dell'opera. Io ricordo 2 anni fa il Corriere della Sera, per 2 giorni consecutivi, con 2 firme diverse, esaltava l'opera della gestione, l'operato della gestione al teatro, dicendo, guardate, hanno il pareggio di bilancio e senza testuale toccare le tasche dei cittadini sono riusciti ad assumere altre 70 persone. Ecco, purtroppo a volte alcune sigle sindacali hanno svolto la funzione di allargare
il numero in eccedenza spesso dei dipendenti e anche alcune prerogative. Quindi questo era un problema, perché questo aumento esponenziale, capite quello che ho detto prima, da 7 a 21 milioni il contributo del Comune, e nonostante questo il famoso pareggio di bilancio, quando è arrivato Fortes, ha trovato un buco nascosto, occulto, di 28 milioni, che lui ha ridotto a 12, perché oggi ce ne sono 12, ma quello che lui ha trovato l'anno scorso erano 28 milioni, nonostante i 3 anni in cui il Comune aveva dato 21 milioni. Quindi c'era una congerie di interessi che andava rotta, non era possibile fare altrimenti. Ora, che sia giusto il metodo adottato o che ce ne potesse essere un altro, questo non lo so. Naturalmente è centrale il ruolo dei sindacati, noi avevamo anche invitato esponenti della CGIL a essere presenti in studio, non è stato possibile però avere un loro rappresentante. Abbiamo ascoltato l'altra ala dialogante del cosiddetto fronte sindacale, quella della CISL, l'intervista di Fabrizio Massantini. Dopo la giornata di ieri le parole dell'assessore Marinelli: o questa soluzione che si è trovata o si rischiava la fine della lirica in questa città, la chiusura integrale, è così? Certo, stiamo in un momento drammatico, anche se qualcosa nell'aria noi la sentivamo, non pensavamo che fosse una soluzione così netta. Adesso aspetteremo l'invio della procedura, la metteremo al vaglio dei legali per verificarne la validità o l'illegittimità, una delle due cose. Dopodiché abbiamo 75 giorni di tempo per trovare una soluzione per i 182 lavoratori dell'orchestra e del coro. Certo, qualche esame di coscienza qualcuno se lo deve fare, perché se si è arrivati a questo, ricordiamoci Caracalla, gli scioperi di Caracalla, il non aver firmato il piano di risanamento inizialmente condiviso da CGIL, CISL e UIL, ma che hanno firmato soltanto CISL e UIL. Poi un accordo favorito dall'assessore Marinelli ci portava ad effettuare un referendum sul piano di risanamento, i lavoratori si sono espressi, hanno votato a maggioranza il piano di risanamento, è stato disconosciuto anche questo. Io presumo che tutto questo abbia influito sulla decisione del CTA del Teatro dell'Opera. La chiusura integrale del teatro a voi risulta che fosse veramente lo scenario a cui andavamo incontro se non si fosse adottata questa soluzione drastica? Cioè, questo l'avevano paventato più volte il sindaco Marino, il sovrintendente Fortes, anche se fino a un certo punto non era questa la soluzione, ne avevamo trovate altre apposta con questo piano di risanamento, con il fermarsi dagli scioperi, perché Caracalla comunque non è solo l'immagine di Roma, ma è l'immagine della cultura italiana nel mondo, e oltre al danno d'immagine della cultura c'è stato un forte danno economico. È chiaro che noi non ce l'aspettavamo, ma la soluzione di liquidare il teatro era una soluzione drammatica, e a questo punto io immagino che loro hanno trovato una via di mezzo. Qui adesso noi dobbiamo trovare la soluzione per 182 persone che perdono il posto di lavoro. Mi fermo su questo aspetto, Salvucci. Chi sono costoro che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro? In molti casi si tratta anche di vincitori di concorso. Senz'altro. Sono professionisti del coro e dell'orchestra, come abbiamo già detto. Però io vorrei tornare un attimino a quello che diceva in maniera sacrosanta il dottor Croppi. Perché la degenerazione, diciamo, dell'amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera è nata proprio in quel frangente. Quei 70 contratti che hanno costituito un organico parallelo, noi all'epoca li denunciammo. Come? Chiedemmo più volte i dati di bilancio per capire dove si stava andando, perché noi sapevamo che c'erano dei debiti fortissimi con i fornitori. Io sono un tecnico, lavoro al Teatro dell'Opera. Ci mancavano i chiodi, ci mancavano le viti, non avevamo più le batterie dei trapani per lavorare. E ponendo queste problematiche ai gestori dell'epoca, ho detto: ma scusa, scusate, non pagate i fornitori? Ma voi non vi dovete preoccupare, noi cambieremo i fornitori. Infatti, cambiando i fornitori, hanno fatto 12 milioni di debito con i fornitori.
Cioè, non è che saldavano i debiti, cambiamo ogni volta fornitore, fino a quando il materiale non è più arrivato. Allora, hanno costruito queste 70 persone un organico parallelo assolutamente inutile. C'erano due capi del personale a un certo punto. Queste cose sono andate a finire alla Corte dei Conti, noi le abbiamo denunciate. Le abbiamo anche ricostruite, dunque, dal punto di vista storico, grazie al contributo di Salvucci e Croppi, però mi fermo alla cronaca, quella più recente, Umberto Croppi. La tribolata gestione della poltrona che lei prima occupava, quella di assessore alla cultura, il passaggio Barca-Marinelli, che non è stato proprio indolore, soprattutto è stato, come dire, di lunga gestazione. Quanto ha complicato la situazione legata anche al Teatro dell'Opera? No, io credo che in realtà l'abbia semplificata, in generale, non solo per il teatro. Intanto sul teatro abbiamo visto che il ruolo, come del resto la legge stabilisce, lo hanno svolto il sindaco e il sovrintendente. L'assessore alla cultura, questo è nella storia dell'amministrazione romana, sempre avuto un ruolo marginale. Io me l'ero preso all'inizio del mio mandato, poi fui esautorato dal sindaco, commissario, eravamo in contrasto e quindi non me ne occupai più. La Marinelli è appena arrivata, non ha avuto un ruolo vero. Però io ritengo invece che la scelta della Marinelli in questa situazione sia stata una scelta intelligente, perché conosce perfettamente la macchina comunale, essendo stata per un decennio direttore del Dipartimento Cultura e poi direttore del Teatro di Roma, dello Stabile. È una donna energica che sa dove mettere le mani e lo ha dimostrato a una settimana dal suo insediamento con la soluzione del Teatro Valle. E sta lavorando bene. E non, la funzione dell'assessore in questa fase è difficile. Ma quando però il pubblico, in questo caso abbiamo visto insomma i diversi soggetti che concorrono alla gestione del Teatro dell'Opera, ragiona con una mente, una testa privata, il profitto, la sopravvivenza, il mandare a casa senza se e senza ma, la via successiva qual è il passaggio successivo? Dunque, qua non è esattamente così, perché la situazione che entrambi abbiamo descritto, questo pure la dice lunga, no? sul fatto che le visioni convergano, è che si era talmente ingarbugliata la situazione che qua non c'è privato che tenga, non poteva più andare avanti così, anzi proprio nell'interesse pubblico bisognava intervenire. Se fosse privatizzata, io non sono affatto favorevole alla privatizzazione. Però... Ecco, il concetto di esternalizzazione è compatibile con un teatro dell'opera, con la sua storia e con, ha una logica. Con il suo posto nella cultura nazionale e internazionale? Ha una logica, perché appunto non è privatizzazione, è il fatto di ritenere i corpi artistici dei teatri comunque non necessariamente inquadrati all'interno della burocrazia che poi comporta sindacalizzazione. E del resto anche nel teatro di prosa le compagnie stabili ormai non esistono quasi più, i teatri stabili. Quindi Roma come modello, esternalizzazione avanti tutta? Senz'altro. Questo, ripeto, è un disegno che parte da lontano e Roma è un campo di sperimentazione. Applicandolo a Roma, diciamo, lo potranno applicare in tutti i teatri d'Italia, quindi, e non solo, ma non solo per le masse artistiche, anche per le masse tecniche. Io sono un tecnico, quindi temo anch'io di fare quella fine, perché se si parla di risparmio, poi, cioè, voglio dire, torno a ripetere, ma i risparmi vanno fatti a monte, cioè bisognerebbe vedere tra le pieghe che stiamo dicendo della gestione, perché se la politica ingerisce fortemente in queste situazioni e non controlla poi chi mette lì, perché qui c'è stata gente che era, lo posso dire, non era capace di gestire. E ha causato un disastro economico. Poi devono pagare i lavoratori questa cosa qua. Io non credo che sia giusto, non credo. A me arrivavano lettere anonime in continuazione, Salvucci lo sa bene come funzionano queste cose, con gli elenchi degli assunti, con i gradi di parentela, con esponenti sindacali. Insomma, Parentopoli purtroppo è sempre dietro l'angolo, alberga dunque anche le parti del Teatro dell'Opera, vicenda che però sta avendo anche le sue inevitabili ripercussioni politiche sugli equilibri già piuttosto difficili della maggioranza del Campidoglio. Oggi ha fatto la voce grossa Sel. Eravate a conoscenza della decisione che Marino aveva preso?
Questo è un fatto ancora più grave, la maggioranza non era a conoscenza di quanto accaduto. Ritirare i licenziamenti dei componenti dell'orchestra e del coro dell'Opera di Roma e riaprire il confronto con i sindacati sulla base del piano industriale del sovrintendente Carlo Fuortes. Altrimenti si annunciano problemi seri nella maggioranza in Campidoglio che sostiene il sindaco Marino. È quanto chiede il gruppo capitolino di SEL, che in una conferenza stampa ha duramente criticato la decisione di ieri del CDA. C'è un piano, che è quello di Fuortes, che prevedeva la possibilità di accedere a risorse nazionali in cambio di un percorso di risanamento che era fatto di più lavoro, soprattutto per l'orchestra e per il coro. Però è un piano che di fatto oggi rischia di essere disatteso, quindi diciamo che bisogna risanare, perché i buchi ci sono, quindi bisogna essere anche molto severi nell'aggredire i costi e gli sprechi soprattutto, però non si può procedere per iniziative così gravi, così estreme. La maggioranza di cui facciamo parte, ha quindi precisato l'esponente di SEL, Imma Battaglia, è a rischio per un sacco di cose. Dovevano consultare noi consiglieri che siamo stati eletti, invece l'ho saputo dai giornali. Che ci stiamo a fare in questa maggioranza, conclude la Battaglia. Insomma, il confronto tra SEL e PD è sempre più acceso. Quello che diciamo è di correggere il tiro. Di correggere il tiro, di rimettersi intorno a un tavolo e discutere, di fare in modo che il CDA incontri i lavoratori e le forze sindacali e capisca insieme come uscire dalla crisi. Però insomma non parlerei di una crisi. Certo, ci sono problemi seri, perché il governo sta chiedendo sacrifici agli italiani e a Roma. Se le situazioni di crisi vengono affrontate così, Roma esplode. Al sit-in hanno partecipato anche i ragazzi del Cinema America Occupato e diversi dipendenti del Teatro dell'Opera. Adesso ci troviamo in queste condizioni e dobbiamo dare il tempo, insomma, ai sindacati, a chi deve mettere le cose a posto. Insomma, a noi spetta fare musica. In che modo si è venuto a conoscenza della notizia? Stavamo facendo una prova e ci è stato riportato nel bel mezzo di una prova che eravamo stati tutti licenziati, o che a breve saremmo stati tutti licenziati. Quindi. Tra l'altro si passa un periodo complicato all'interno del Teatro dell'Opera, anche lotte sindacali. Ci vuoi un po' illustrare questo contesto? È molto lungo illustrare un contesto del genere, cioè finisco domani. E poi credo sia più una domanda da fare a un sindacalista, o almeno ai sindacalisti. Però da lavoratore? Da lavoratore posso dire che oggi sento il peso del fallimento dei sindacati. E che forse adesso è il momento in cui si devono riscattare e mettere a posto le cose. Croppi, quel maggiore tatto invocato dal consigliere Peciola di SEL può avere poi una sua applicazione nel caso concreto, o siamo nel campo delle affermazioni ideologiche? Allora, è chiaro che deve esserci un fair play, l'informazione debbono circolare, però messa in questi termini così perentori è la prova di una cosa che io denuncio da tempo. La confusione che c'è nel sistema degli enti locali fra l'esecutivo, perché da quando si elegge il sindaco in forma diretta c'è una distinzione netta fra consiglio comunale, che è un organo di indirizzo, e l'esecutivo, la giunta che risponde al sindaco, che è appunto è l'organo di governo. Sono due funzioni diverse. Reclamare il diritto a dover intervenire su ogni decisione fa parte di questa confusione, che purtroppo però viene alimentata costantemente. Il Teatro dell'Opera poi in particolare, ora è vero che è frutto di un pasticcio, però i 16 enti lirici italiani, che sono anche forse troppi, godono di questa gestione da parte di fondazioni, che quindi prevedono la presenza di più soci, anche privati, quando ci sono, e quindi hanno una camera di compensazione che è il consiglio d'amministrazione. È in quella sede che si confrontano quelli che poi finanziano, e che sono quindi una pluralità di soggetti, e che nell'autonomia del consiglio d'amministrazione debbono decidere. Non possono sottoporre al
consiglio comunale, ai gruppi, ai partiti ogni decisione. Se poi sta la sensibilità del sindaco a gestire questi rapporti, ma formalmente è un errore. Però dal controllo pubblico viene meno. No, perché appunto c'è il sindaco che ha avuto i voti a suffragio universale e quindi svolge una sua funzione. C'è una giunta che è soggetta. Il Consiglio Comunale è un organo di indirizzo per cui si esprime attraverso per esempio il bilancio annuale, è in quella sede che si decide sulla destinazione delle risorse, approva i bilanci delle società partecipate, cioè ci sono dei momenti in cui ci si esprime, ma non può essere che ogni... non è che la Fondazione Musica per Roma che gestisce l'auditorium deve sottoporre il programma artistico al Consiglio Comunale, staremmo freschi. Salvucci, come finisce questa storia? Ma io spero che finisca per il meglio, nel senso che si apra un dialogo, come da tutti richiesto, e si possa trovare delle soluzioni alternative. E, tra l'altro, io non posso concepire che si dica che, come mi pare abbia detto il sovrintendente Fortes, che il coro orchestra siano, diciamo, una spesa a carico. Cioè, lo spettacolo è composto degli esecutori, loro sono chi fanno lo spettacolo, come noi tecnici che lavoriamo in palcoscenico. La spesa per il personale è la spesa per lo spettacolo, è sempre stato così. Che poi vogliono fare un nuovo modello gestionale, perché questo è tutto da verificare e da vedere se funzioni, perché una cosa del genere è stata fatta a Firenze con il ballo, il corpo di ballo era stato era stato costituito da una cooperativa, non ha funzionato, sono tornati ad essere riassunti. Allora Croppi, guardando al futuro, quindi la questione della governance, come la risolviamo? Privatizzare? No, assolutamente no. Io su questo discorso pubblico-privato credo che si faccia una grande confusione. Ci sono alcune funzioni gestionali che sono tipiche di organizzazioni private ed è giusto che sia così, anzi va implementato. C'è una partecipazione di privati attraverso per esempio le fondazioni che è una partecipazione appunto anche di know-how, non solo di soldi, però ci sono alcune funzioni che debbono rimanere pubbliche. La questione però è che siano chiare le scelte, le priorità, perché soprattutto in momenti di difficoltà finanziaria bisogna fare delle scelte chiare, sacrificare qualcosa a vantaggio di altro, non si può tentare di tenere sempre tutto in piedi. E non si vede perché il pubblico non possa ragionare in termini manageriali. Questo, ci sono casi di eccellenza in questo senso, quindi si può fare. Grazie ad entrambi. Naturalmente la vicenda del Teatro dell'Opera ci sta a cuore, la continueremo a seguire molto da vicino, se vorrete anche con il vostro contributo. Mi fermo qui, al rientro della pausa pubblicitaria vi proporremo l'intervista di Emanuela Baldi realizzata con Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, alla vigilia, cioè nei giorni in cui è partito il processo d'appello che punterà a far luce sulle cause che hanno condotto al decesso nel 2009 del geometra romano.